Adesso sto così male che quasi mi viene da piangere. Non perché mi sia svegliato questa mattina per le scale di un palazzo sconosciuto. Oh, no. Non è per questo che sto male. Quello che davvero mi fa incazzare è che ho appena calcolato che da via Chekhov a questo palazzo ho bevuto ancora per 6 rubli. Ma dove? E che cosa? E in quale successione? E soprattutto, ho bevuto per il mio bene o per il mio male? Questo nessuno lo sa, né lo saprà mai. Del resto siamo ancora al punto che nessuno sa bene se è stato lo zar Boris Godunov a uccidere lo zarievich Dmitri o il contrario. Che palazzo fosse peraltro quello in cui mi sono svegliato, ancora adesso non ne ho la più pallida idea. E comunque va bene così. Così deve essere sempre. Tutto al mondo deve avvenire in modo lento e fallace, affinché l'uomo non si possa inorgoglire, affinché l'uomo sia triste e sbigottito. Oh vanità, quanto tutto è effimero. C'è quel momento, il momento più importante e umiliante dell'esistenza del mio popolo, che è quello che va dall'alba all'apertura dei negozi. Dio misericordioso, quanti misteri ci sono al mondo. Perché siete e sono tutti così brutali? Ve lo dite? Ed espressamente brutali, proprio in quei momenti in cui brutali davvero non si può essere, quando c'è chi sta smaltendo una spornia e ha tutti i nervi a fior di pelle e si sente placido e fiacco dell'animo. Perché siete così brutali? E invece, che bello sarebbe se tutto il mondo fosse come sono io adesso, calmo e intimidito, assolutamente privo di qualsiasi certezza di me o del mio posto sotto il sole. Che bello se non ci fossero né eroi né invasati. Che bello se al mondo esistesse solo una universale pochezza d'animo. Ma c'è una cosa del mio popolo che mi piace molto. Mi piace che il popolo del mio paese abbia occhi così vuoti e rigonfi. Che occhi che ha il mio popolo, sempre spalancati ma senza traccia alcuna di espressione.
totale assenza del benché minimo senso. Ehi, ma in compenso quale forza? Quale forza? Spirituale. Questi non sono occhi pronti a venderti, no, no, non venderanno e non compreranno niente, qualsiasi cosa succeda nel mio paese, nei giorni del dubbio, nei giorni dell'affannosa incertezza, quando gli si pareranno di fronte prove e calamità, questi occhi non batteranno ciglio, per loro è tutta acqua fresca. E se un giorno morirò, e sarà molto presto, lo so, morirò senza aver accettato questo mondo, avendolo compreso da vicino e da lontano, da fuori e da dentro, ma senza averlo accettato. Morirò e lui mi chiederà: sei stato bene laggiù? Sei stato male? E io tacerò, abbasserò gli occhi e tacerò. E questo restare in silenzio è noto a tutti quelli che sanno qual è l'esito di giorni e giorni di sbronze dilaganti e interrotte. Perché la vita dell'uomo non è forse un attimo di ebbrezza dell'anima, e non è al contempo anche un'eclissi dell'anima? Siamo tutti come ubriachi, solo che ognuno lo è a modo suo. Uno ha bevuto di più, un altro meno, e su ciascuno fa effetto a suo modo. Uno ride in faccia a questo mondo, un altro piange sul petto di questo mondo. Uno ha già vomitato e si sente bene, a un altro comincia appena adesso la nausea. Io cosa? Ho assaporato molto e non mi fa nessun effetto. Non sono mai riuscito, neppure una volta, a ridere come si deve. Mai una volta che abbia vomitato. Io, che ho bevuto e sperimentato il mondo così tanto da non poter ricordare più cosa e in che ordine, sono il più sobrio di tutti a questo mondo. Perché taci? Mi chiederà il Signore in una vampa di fulmini blu. E io cosa gli risponderò? Niente. Continuerò a tacere.
e tacere. Daniel Harms, Vecchie che cadono. Una vecchia, per la troppa curiosità, si sporse troppo dalla finestra, cadde e si sfracellò. Dalla finestra si affacciò un'altra vecchia e si mise a guardare giù quella che si era sfracellata, ma per la troppa curiosità si sporse troppo anche lei dalla finestra, cadde e si sfracellò. Poi dalla finestra cadde una terza vecchia, poi una quarta, poi una quinta. Quando cadde la sesta vecchia mi stancai di stare a guardarle e me ne andai al mercato Malcevski, dove dicevano a un cieco avevano regalato uno scialle fatto ai ferri.